È in sciopero della fame dalla mezzanotte di oggi Claudio Rossetti, cittadino libero residente nella provincia di Ancona, che ha deciso di intraprendere questa battaglia che durerà fino al 15 febbraio, data non casuale visto che è il giorno di sciopero generale proclamato a Roma dal sindacato FISI, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, di cui Claudio è referente per le Marche. È una sottolineatura che voglio dare all'enorme importanza che ha in questo momento quello sciopero, per il semplice fatto che il nodo per cui in questo momento i lavoratori, quelli che producono, sono così scarsamente rappresentati in Parlamento, per non dire affatto rappresentati in Parlamento, è proprio il nodo sul quale bisogna lavorare. I lavoratori devono riappropriarsi di una voce, ha proseguito Rossetti, e quindi farò tutto ciò che posso con le mie modeste qualità e capacità. Io personalmente non mi sento in difficoltà economica, non è quello che mi muove. Mi muove la preoccupazione che le generazioni future si troveranno assolutamente in crisi, assolutamente più povere di quanto noi non siamo stati. E sono contrario al fatto che il nostro governo, per esempio, faccia dei debiti con l'Europa per argomenti e per finalità con decine di migliaia di miliardi spesi, per esempio per la cosiddetta digitalizzazione, che non abbiamo ancora capito bene a che cosa serva. Se consideriamo che lì danno 5 volte i soldi che danno alla sanità, qualche cosa non torna e i lavoratori questo non lo percepiscono e non lo accettano. Ecco, quindi su che cosa dovrebbero essere dirottati? Sicuramente anzitutto, prima di parlare dei soldi ci sarebbe da analizzare bene la effettiva entità di questa emergenza. L'emergenza tutti quanti percepiamo che è finita da tempo, qualche cosa anche di sanitario che giustifichi questo non c'è più. Le risorse, ha poi spiegato il referente FISI, servirebbero in un primo momento per riparare i danni provocati con il prolungamento esasperato dell'emergenza sanitaria e poi per contenere l'effetto negativo causato dagli aumenti del caro vita, dall'energia ai beni di prima necessità. Noi in anni passati, l'età me lo consente di ricordarmelo, attraverso il meccanismo della scala mobile, in momenti in cui l'inflazione era diventata insostenibile, ha dato la possibilità alle famiglie di sopravvivere e quelli sarebbero soldi che potrebbero essere spesi benissimo in quella direzione. E sulla domanda inerente al vaccino obbligatorio per gli over 50, Claudio ci ha risposto che è per la libertà di scelta, maggior ragione, quando si tratta di decidere del proprio corpo. Va al di là di quello che la televisione vorrebbe far credere o vorrebbe pilotare in questo momento. La questione vaccino sì, vaccino no, serve soltanto per creare questa spaccatura sociale fenomenale che si è determinata negli ultimi mesi, dietro la quale poi passa il vero disegno, che è quello del controllo totale della politica senza nessun rendiconto neanche parlamentare, e fare quello che è stato iniziato già dal 1992, finire la svendita di questo paese, svendere tutto quello che questo paese c'ha, impoverirlo al massimo, mangiare i risparmi privati che in Italia sono notevolissimi e gli speculatori questo lo sanno benissimo, approfittando della distrazione che la popolazione c'ha in questo momento, bisticciando sul io sono vaccinato, non sei vaccinato, io sono egoista, te sei altruista e via dicendo. E il Green Pass è l'esasperazione di questo, perché poi che il Green Pass serva per entrare nel luogo di lavoro è un'aberrazione unica probabilmente nel mondo, un'aberrazione inaccettabile e stupisce, sottolineo una delle motivazioni dello sciopero, che i sindacati cosiddetti rappresentativi, quelli che dovrebbero rappresentare i lavoratori, non abbiano speso una parola, un minuto di sciopero, niente, addirittura si accodino passivamente sulla deriva del governo. In che modo in questo periodo farà sentire la sua voce? Io la farò sentire per quello che mi sarà possibile, girando per i comuni, diciamo, limitrofi alla provincia di Ancona e probabilmente anche più, a seconda di quello che riuscirò a fare, per osservare dall'esterno i palazzi all'interno delle quali si stanno consumando questi errori, questi danni per la popolazione, con dei cartelli che metterò al collo per lanciare messaggi di volta in volta diversi a seconda del soggetto che avrò di fronte e per far capire che c'è qualcuno di fuori che in maniera pacifica, assolutamente non violenta, intende dire che queste cose non vanno bene, che queste cose vanno immediatamente interrotte.